primo calcio di punizione della partita, provocato da un intervento di Djerkovod. Ed ecco il giocatore che l'ha subito, che è Kinast, ed ecco battuto da Vezzei. Sul lungo cross il colpo di testa di Polster e l'Austria è in vantaggio. Polster di testa sul cross, terzo minuto, l'Austria in vantaggio. Polster. Comincia in discesa questo incontro per gli azzurri. Ecco, rivedete il cross che è di Drabitz. Lunghissimo. Il colpo di testa è precisissimo da parte di Polster. Tancredi non può nemmeno intervenire, l'Austria in vantaggio, terzo minuto, Polster ha segnato. Totti, il passaggio indietro di Altobelli, quello in avanti con pallone di Nela, corto, Linzmeier. Suggerimento di Linzmeier in area che per nostra fortuna non segue Polster. Il lancio è verso Galderisi, colpo di testa di Kinast. Ancelotti, Ancelotti si libera bene di un paio di avversari. Altobelli, Altobelli, pareggio, Altobelli. Ma l'arbitro, l'arbitro. No, no, niente, sembrava che volesse annullarlo perché il guardalino era rimasto un po' fermo, ma non mi pare di vedere nessuna irregolarità. Ecco, riprendiamo l'azione, ce la rimostra il regista Di Pasquale, il passaggio di Ancelotti, era con la posizione molto regolare, Altobelli, Altobelli, e infila il portiere che comunque è riuscito a toccare la palla, ma pur deviata va nella rete. Fallo laterale, rimessa in gioco di Djerkovod, Scirea, Di Gennaro, tiro di Di Gennaro ed è gol, ed è gol. Questa volta il portiere è stato ingannato, ha cercato di deviare la palla ma questa volta non ci è riuscito. Di Gennaro porta in vantaggio gli azzurri. È la conclusione della veemente offensiva. Ecco Di Gennaro, questa volta non riesce il portiere a togliere la palla dall'angolino come aveva fatto qualche minuto fa, sempre sul tiro di Di Gennaro. Questa volta la palla lo salta.